Ci siamo fermati, amici ascoltatori, su questa notizia per iniziare il collegamento, lo sentite, con Piazza San Pietro in diretta sulla Radio Vaticana. Grazie quindi ad Adriano Vitali per questo collegamento. Tra poco la parola del Papa, tra 4 minuti. Dicevamo, la situazione di questo 18enne ucciso a Napoli. È stato arrestato il cugino, ma il dato, lo vediamo anche sulle prime pagine dei giornali di oggi, è che a Napoli negli ultimi 17 giorni sono stati uccisi 3 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, tema di cui si occupa anche la prima pagina di Avvenire di oggi. Un altro ragazzo ucciso, così Napoli perde i suoi figli. 18enne muore per un colpo di pistola, a quanto pare partito dalla mano del cugino, tema che riguarda quindi i giovani nel napoletano. 11:57, un saluto dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi, da Adriano Vitali, a quanti sono in ascolto della Radio Vaticana, ma anche alle emittenti che sono collegate a reti unificate, sia con Radio Vaticana ma anche con Vatican News, il nostro portale, dove sarà possibile seguire in video radio cronaca l'udienza del Papa di questa domenica 10 di novembre. Prima di dare la linea al Papa, per restare in tema delle prime pagine dei giornali di oggi, andiamo a vedere la prima pagina di Avvenire. Siamo ancora cattolici, però più individualisti. È l'apertura di oggi su una ricerca del Censis sulla fede vissuta singolarmente. Il 71% degli italiani si identifica ancora cattolico, ma solo il 15% va a messa, cioè sarebbe praticante. In sostanza, Avvenire scrive, sono ancora salde le radici cattoliche dell'Italia, almeno nella cultura e nel peso che i valori del Vangelo continuano ad avere nella vita di circa l'80% della popolazione italiana. Il 71% si identifica come cattolico tra gli italiani, ma solo il 15% è praticante, così i dati che escono da questa ricerca del Censis, su cui oggi Avvenire decide di aprire. Vediamo brevemente anche le aperture ad ora del nostro sito Vatican News, sul quale qualcuno si è già collegato per seguire in video radio cronaca la preghiera mariana dell'Angelus del Papa di oggi. Naturalmente il tema è ancora del Medio Oriente. Il Papa ha detto che i cristiani del Medio Oriente siano testimoni nelle terre martoriate dalla guerra. E ancora il Papa, ieri, ricevendo i partecipanti al 5° simposio globale Uniservitate sul patto educativo globale, ha detto: le ideologie sono nemiche dell'educazione, impariamo dalla curiosità dei bambini. Pochi secondi alle 12 e le telecamere di Vatican Media, centro televisivo Vaticano, stanno inquadrando la finestra di Papa Francesco, questo a beneficio anche di quanti ci stanno seguendo in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News. Tra poco sentirete l'applauso dei pellegrini presenti a Roma. Eccolo, sono state aperte le finestre dello studio del Papa. Sentite in diretta questo su Radio Vaticana e Vatican News. Ecco il Papa, e quindi diamo la linea a Papa Francesco per l'Angelus di oggi. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Vangelo della liturgia oggi ci parla di Gesù che nel Tempio di Gerusalemme denuncia davanti al popolo l'atteggiamento ipocrita di alcuni scribi. A quest'ultimo era affidato un ruolo importante nella comunità di Israele. Leggevano, trascrivevano e interpretavano le scritture, perciò erano tenuti in grande considerazione e la gente prestava loro reverenza. Al di là delle appartenenze, però, spesso il loro comportamento non corrispondeva a ciò che insegnavano, non erano coerenti. Alcuni, infatti,
forti del prestigio e del potere di cui godevano, guardavano gli altri dall'alto in basso. È molto brutto questo guardare l'altra persona dall'alto in basso. E loro si davano queste aree e, nascondendosi dietro una facciata di finta rispettabilità e di legalismo, si arrogavano dei privilegi e arrivavano persino a commettere veri e propri furti a danno dei più deboli, come le vedove. Invece di usare il ruolo di cui erano investiti per servire gli altri, ne facevano uno strumento di prepotenza, di manipolazione. Guardavano la gente, alcuni, dall'alto in basso. E succedeva che anche la preghiera per loro rischiava di non essere più il momento dell'incontro con il Signore, ma un'occasione per ostentare perbenismo e finta pietà, utile per attirare l'attenzione della gente e guardare i consensi. Ricordiamo quello che Gesù dice della preghiera del pubblicano e del peccatore, del fariseo, del pubblicano, di questa gente. Loro si comportavano da persone corrotte, non tutti, alimentando un sistema sociale e religioso in cui era normale avvantaggiarsi alle spalle degli altri, specialmente dei più indifesi, commettendo ingiustizie e garantendosi l'impunità. Ma di queste persone proprio Gesù raccomanda di stare alla larga, di guardarsi bene, di non imitarli. Anzi, con la sua parola e il suo esempio, come sappiamo, insegna cose molto diverse sull'autorità. Ne parla in termini di sacrificio di sé, di servizio umile, di tenerezza materna e paterna nei confronti delle persone, specialmente di quelle più bisognose. E Gesù invita che ne è investito a guardare gli altri dalla propria posizione di potere, non per umiliarli, ma per risollevarli, dando loro speranza e aiuto. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: io come mi comporto nei miei ambiti di responsabilità? Agisco con umiltà oppure mi faccio vanto della posizione mia? Sono generoso e rispettoso con le persone oppure le tratto in modo sgarbato e autoritario e con la gente più fragile? Sto loro vicino? So chiamarmi per aiutarli a realizzarsi, a rialzarsi? La Vergine Maria ci aiuti a combattere in noi stessi la tentazione dell'ipocrisia. Gesù dice a loro ipocriti. È una grande tentazione l'ipocrisia. E ci aiuta a fare del bene senza apparire e farlo con semplicità. Agnus Dominus, Ave Maria. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E cancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentios. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniubium, per passionem eius et crucem,
a resurrezione e gloria per tu camo, per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo. Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo. Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo. Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Siviglia è stato proclamato beato Don Giuseppe Torres Padilla, cofondatore della Congregazione delle Suore della Compagnia della Croce. Vissuto nella Spagna dell'Ottocento, si distinse come sacerdote, confessore e guida spirituale, testimoniando grande carità con i bisognosi. Il suo esempio sostenga soprattutto i sacerdoti nel loro ministero. Un applauso al nuovo beato. Tre anni fa veniva avviata la piattaforma dell'azione Laudato Si. Ringrazio quanti operano in favore di questa iniziativa. A tale proposito auspico che la conferenza sui cambiamenti climatici COP29, che inizierà domani a Baku, dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune. Sono vicino alla popolazione dell'isola de Flores, in Indonesia, colpita dall'eruzione di un vulcano. Prego per le vittime, i loro familiari, gli sfollati. Rinnovo anche il mio ricordo per gli abitanti di Valencia e di altre parti della Spagna che stanno affrettando conseguenze dell'alluvione. Vi faccio una domanda. Avete pregato per Valencia? Avete pensato fare qualche contributo per aiutare quella gente? È una domanda soltanto. Sono preoccupanti le notizie che giungono dal Mozambico. Invito tutti al dialogo, alla tolleranza e all'instancabile ricerca di soluzioni giuste. Preghiamo per l'intera popolazione mozambicana affinché la presente situazione non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace. E continuiamo, per favore, a pregare per la martoriata Ucraina, dove vengono colpiti anche ospedali e altri edifici civili. E anche preghiamo per la Palestina, Israele, il Libano, Myanmar, Sudan. E preghiamo per la pace nel mondo intero. Oggi la Chiesa italiana celebra la giornata del ringraziamento. Esprimo gratitudine al mondo agricolo e incoraggio a coltivare la terra in modo da custodirne la fertilità anche per generazioni future. Saluto con affetto tutti voi, romani, pellegrini, ragazzi dell'Immacolata, in particolare i fedeli provenienti dal Kazakistan, da Mosca, New York, Bastia, Corsica, da Veja dell'Algarve in Portogallo, da Varsavia, Lublin e altre località polacche.
Saluto il comitato promotore del Patto Educativo Globale con i rappresentanti di numerose università cattoliche. Saluto i cresimanti di Empoli, i volontari del Banco Alimentare e la banda italiana dell'Arma Trasporti e Materiale. Speriamo che la banda poi ci faccia sentire qualcosa bella. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Così Papa Francesco ai tanti pellegrini che in questa domenica 10 di novembre sono presenti in Piazza San Pietro. Avete ascoltato la preoccupazione del Papa per tante parti del mondo colpite dalla violenza, in particolare il pensiero del Papa in questa domenica è andato al Mozambico, dove 30 persone sono state uccise dall'inizio delle manifestazioni che denunciano frodi perpetrati durante le elezioni del 9 ottobre scorso, ufficialmente vinte dal partito al potere. E molte persone sono morte, un bilancio che non include anche vittime delle ultime ore. È stata segnalata violenza in una grande marcia a Maputo dispersa con intervento della polizia e dell'esercito, ma su questo fronte ci sono dei feriti, ma non sappiamo ancora il dato. Quindi il Papa si riferisce un po' a una situazione difficile post elezioni del Mozambico, disordini che sono seguiti alle elezioni di alcuni giorni fa. E poi molti altri paesi con il Medio Oriente, l'Ucraina e il Libano in primo piano. Noi amici ascoltatori salutiamo quanti ci hanno seguito in video radio cronaca su Vatican News. Un saluto da Luca Collodi e Adriano Vitali. La linea alla regia sulla Radio Vaticana. Torneremo in diretta tra pochi minuti.